città in Guatemala, dove noi fratelli, per il nostro servizio agli indigeni, in particolare abbiamo 4 centri per la formazione dei maestri di scuole rurali indigene. Oggi in molti piccoli villaggi ci sono dei maestri che hanno studiato da noi. All'epoca della violenza, 78, 82, 83, ci sono stati uccisi più di 30 di loro, semplicemente per essere maestri di scuole rurali, aiutando alla sua gente. Anche un fratello nostro è stato ucciso in questo tempo, un fratello americano che lavorava con gli indigeni. Per questo dico che questo l'ho vissuto con i suoi rischi e le sue ambiguità in Guatemala. E per questo lavoro con gli indigeni, per la formazione dei maestri per i villaggi del paese, siamo stati segnalati, minacciati e sofferto, come molti altri religiosi e religiose, la persecuzione e perfino il martirio. Dico con ambiguità perché la mescolanza di motivazioni sociali, politiche e religiose non è sempre facile. Può darsi che in alcuni momenti siamo stati anche manipolati. Ma credo che valesse la pena, nonostante tutto, stare vicino e correre il rischio dei poveri e degli indifesi, per cercare di proteggerli e accoglierli. Partendo da questa esperienza, l'obbedienza sarà per me sempre obbedienza solidale e compassionevole, obbedienza d'amore e di sensibilità, perché, come Gesù ci ha detto, il nostro Padre del Cielo non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Questo è il piano di Dio. A questo l'obbedienza deve dirigersi verso questo piano di Dio, che non si perda neanche uno solo di questi piccoli. Questa è la sua volontà, che non si perda nessuno. E per questo devono confluire sia l'obbedienza che l'autorità. Da questa esperienza ho cercato nella mia vita, nel mio ministero di animazione, di vedere nei poveri dei maestri che mi ispirassero forme nuove per rispondere alle loro necessità e di vivere con maggiore autenticità il Vangelo. È una seconda esperienza più recente, la mia esperienza romana. Sono stato eletto vicario nell'anno 93 e da allora, da questo tempo, sono qui a Roma. Il nostro periodo è di 7 anni, un anno più lungo dal vostro. Allora l'anno prossimo abbiamo già il capitolo e finirò, se Dio vuole, 21 anni in Roma. Ho lasciato il mio paese quando aveva 15 anni e sempre sono stato fuori. Soltanto le visite alla famiglia, per le vacanze, mai ho lavorato. Aspetto adesso ritornare per la prima volta dopo 56 anni. Che lettura posso dare dell'obbedienza e dell'autorità in questi anni romani? Credo che, lasciando da parte molte considerazioni, posso sintetizzarli in questi, in realtà sono 2 punti, non 3 punti. La persona al di sopra delle strutture. Come ben lo esprime il documento, il servizio dell'autorità e l'obbedienza della Congregazione di Vita Consacrata, qualche anno fa, la ricerca della volontà di Dio si muove tra la comunione e la missione. In entrambe è fondamentale vivere il principio evangelico che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Vivendo in questi ultimi anni una realtà internazionale,
Ho appreso che ciascuna persona è unica e ho imparato a rispettare la sua individualità. L'autorità non può possedere ricette confezionate ed applicarle soltanto. Si richiede sempre un discernimento profondo ed evangelico che tenga conto di queste particolarità, il che presuppone dialogo, rispetto, preghiera e anche alcune volte una buona dose di pazienza. E non è sempre facile, perché spesso diamo la priorità a strutture, programmi, viaggi e alla necessità di occupare il tempo. E un secondo aiuto è l'apertura alla realtà. Quando si ha una responsabilità di animazione e di governo di un istituto religioso, la lettura dei segni dei tempi si rivela fondamentale e uno degli strumenti principali per scoprire la volontà di Dio su di noi. Credo che abbiamo un strumento straordinario nel capitolo generale, nostra massima autorità, che rappresenta l'immagine del corpo della nostra società religiosa. La nostra regola lo definisce la più alta espressione della comunione che esiste tra tutti i fratelli e perpetua tra di loro la fedeltà vivente al carisma proprio dell'istituto. Credo che per voi è la stessa cosa, anche 3 anni prima cominciate a pensare nel prossimo capitolo, un momento importante della nostra vita consacrata. Avendo partecipato a 4 capitoli generali, devo riconoscere che sono stati, nonostante i loro limiti, uno strumento essenziale per scoprire come dobbiamo vivere per realizzare il piano di Dio su di noi. Dalla realtà di queste assemblee siamo in grado di trovare le risposte adeguate per soddisfare al meglio la necessità dei giovani, in particolare dei poveri. Alla fine, il nostro ultimo capitolo ci chiedeva di essere fratelli con gli occhi aperti e i cuori accesi. Bisogna partire dalla realtà, conoscere questa realtà per tornare a essa come i discepoli di Emmaus, con il fuoco di una passione trasformatrice. E una piccola conclusione a questa riflessione. Mi sorge sempre il dubbio se sto rispondendo alla volontà di Dio. Chi può avere la certezza assoluta di rispondere pienamente alla volontà divina? Credo che sia una domanda che noi tutti possiamo porci, ma ci vuole la forza soprattutto quando si è responsabili di una congregazione religiosa. In questo senso e non in un altro, ho sperimentato quello che il documento, il servizio dell'autorità e dell'obbedienza, definisce come autorità difficile. Sembra che molti pensino che il difficile sia obbedire. Per me il difficile è prendere decisioni che riguardano le persone e che possono farle soffrire. Qualche esempio. Personalmente mi hanno causato profonda pena alcuni cambiamenti, cambiamenti di dire a un fratello di andare a un luogo, in questo senso, poiché so che sono stati accettati con amarezza e rifiuto interiore. La pena di dire il sì definitivo ad una dispensa di voti, e soprattutto, credo che è stato una volta, a una espulsione. Il dolore di certi shock culturali nel discernimento collegiale del Consiglio Generale, o la resistenza a cambiamenti di strutture per assicurare una maggiore vitalità ed efficienza
come ad esempio la ristrutturazione delle province, mai facile, soprattutto per quelle province che pensano che sono migliori che le altre e che non hanno bisogno. Sempre più difficile con quelli che pensano che sono migliori. Ci attanaglia soprattutto il dubbio se stiamo facendo tutti gli sforzi per essere fedeli al Vangelo, nostra prima regola, o se tra programmi, organigrammi, linee di azione e cronogrammi abbiamo lasciato qualche spiraglio per lo Spirito affinché si scuota con la sua capacità di trasformarci tutti e di rinnovare la faccia della terra. Vorrei finire con un'allegoria, a partire da un testo di Geremia. Il Signore mi diede questo ordine: presto, Geremia, vai giù nella bottega del vasaio e là ti farò capire qual è il mio messaggio. Io mi recai dal vasaio e mi fermai a guardarlo mentre lavorava al torno. Ma il vaso che egli stava modellando con la creta a un certo punto si guastò tra le sue mani. Allora il vasaio prese altra creta e fece un nuovo vaso a suo piacere. A quel punto il Signore mi fece capire il suo messaggio. Gente di Israele, non potrei forse comportarmi con voi come fa questo vasaio con la creta? Voi siete nelle mie mani proprio come la creta nelle mani del vasaio. L'amorosa relazione tra Dio e il suo popolo e il paziente lento processo di creazione e nuova creazione che porta avanti nel modo che ci fa intuire questa bella metafora di Geremia, credo che si adatti molto bene al processo storico che stiamo vivendo nella nostra vita consacrata oggi. Credo anche che la seguente metafora di Edoardo Galeano rispecchia molto bene il processo storico che sta vivendo la nostra vita consacrata. Sulla riva di un altro mare, un altro vasaio cessa il suo lavoro a età ormai avanzata. La vista si annebbia, le mani tremano, è giunta l'ora degli addii. Allora viene la cerimonia dell'iniziazione. Il vecchio vasaio offre al vasaio giovane il suo capolavoro. Così vuole la tradizione tra gli indios del nord-est dell'America. L'artista che parte consegna il suo capolavoro all'artista giovane che gli succede. Il giovane artista non conserva questo capolavoro per contemplarlo e ammirarlo, ma lo scaglia al suolo, lo rompe in mille pezzetti, raccoglie i frammenti e li incorpora con la sua argilla. A noi tutti si chiede di fare a pezzi questo meraviglioso recipiente che abbiamo ereditato, contemplato, amato e ricreato, recoglierne i pezzetti e incorporarli alla nostra nuova argilla per vivere una nuova tappa di questa meravigliosa avventura di cui siamo i protagonisti. E siamo ministri soprattutto per il ministero dell'autorità.